Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video. Me l'avete chiesto nei commenti dell'ultimo video. Stiamo qua a Barcellona, io e Sammy. Siamo qua per un bel po' di tempo. E settimana scorsa siamo entrati in una routine in cui siamo andati in palestra e siamo usciti, siamo andati in spiaggia, che è da un anno che non vado in spiaggia ed era veramente una bomba. Quindi ho pensato oggi, come mi avete chiesto, di mostrarvi e portarvi con me in un full day in the life qua a Barcellona. Vi mostro come mangio, la struttura dei pasti che faccio, vi porto con me in palestra, mi devo andare a tagliare i capelli e andiamo in spiaggia e abbiamo una cena in un posto fighissimo e buonissimo. Quindi spero che vi piaccia questo video, let's get it started. Allora, io mi sono letteralmente appena svegliato e sono bello rincoglionito. La prima cosa che faccio è mi prendo un bel litro di acqua e inizio a bere. E poi non so voi, ma a me serve un caffè, anche perché mi sono abituato e mi serve il caffè pure per andare in bagno, scusate le grafiche. Quindi vado al bar, mi bevo un caffè e faccio 2-3 ore di lavoro, e io inizio così ogni giorno, così che posso fare tutto quello che devo fare per il coaching online, sentire i miei ragazzi, fare nuovi programmi e lavorare anche su Kaizen Atletica. A proposito di queste due cose, uno, vi ricordo, se non mi state seguendo, se avete smesso di usare Instagram, usate Instagram e venite a seguire me, perché sto mettendo tanto content nelle stories e penso che soprattutto in quest'estate metterò un sacco di contenuto su Instagram, quindi se volete vedere in tempo reale venite a seguirmi là. E due, penso che riattiveremo molto presto il canale di Kaizen, perché la seconda metà dell'anno abbiamo in progetto tantissime cose nuove e abbiamo lasciato un pochino il canale da parte perché abbiamo veramente un sacco troppo da fare e non riuscivamo a gestirlo, non avevamo una chiara strategia. Ora ci abbiamo pensato, lo riattiviamo, facciamo un lancio molto presto e vi faremo vedere lì i behind the scenes, quindi anche quello mi raccomando. Detto questo, ci vediamo al bar. Hola! E come al solito, il caffè con leche desnatata grande, un mascafè. Gracias. Ragazzi, siamo dentro il Fornet, che è tipo uno dei baretti molto tipici catalani qua nella zona, e Sammy, cioè, fagli vedere tutta la roba che hanno. Oddio. Sì, c'è panini, bacon. E io e Sammy quando mangiamo, tipo a volte andiamo in spiaggia, ci prendiamo uno di quelli che sono i panini con jamon iberico, però altrimenti io di solito non mangio niente, prendo il caffè e mettiamo a lavorare. Guardate che bomba, sono una bomba questa. Che caffè pazzesco. Solo caffè. Noi ora staremo qua un paio di ore, poi se becchiamo che dobbiamo andare a tagliarci i capelli. Ok, caffè fatto, ora è giunta l'ora di andarmi a tagliare i capelli. Vado a fare un bel fresh fade, lo sapete, mi sento una persona nuova quando facciamo taglio nuovo. Siamo letteralmente appena stati 3-4 ore a lavorare, sono molto contento, mi faccio un bel taglio e poi ci andiamo a spaccare in palestra, meglio di così? Cavolo. Non potrebbe essere. Hola. Vieni, vieni. Salta, ciao Luca, bello, come stai? Insomma, che dici? Io direi approvato una bomba perché Luciano is the best. Luciano, grazie mille. Grazie tantissimo a te. Oh, ciao, bello, grazie mille. Se state a Barcellona, Luciano. Grazie. Tanto barbershop di Augusta, Luciano is the best. Thank you so much. Thank you guys, thank grazie you. A te. Tra l'altro G, c'è da una cosa da dirgli, sì, che sì, non sì. Abbiamo detto, Luciano, che cosa ti ha accusato di essere? No, no, è la prima persona che dal vivo mi ha chiesto se ero naturale oppure no, perché diceva che tipo gli sembrava un bel po' grosso, quindi voleva solo sapere. Sì. Ci sta, sì. È una bomba. Infatti soddisfazione, Io mi sono messo a ridere, perché cioè, devo dire, è la stessa cosa che ho detto, magari metto una foto adesso che ti ho fatto l'altro giorno, che veramente era la prima, cioè, best physical ever. Sì, dai. È arrivato quell'ora della giornata dove ci dobbiamo preparare ad andare in palestra e noi ci siamo più o meno sempre allenando, diciamo, a inizio pomeriggio. Sto facendo il mio pre-workout, che ormai lo sapete, questo è quello che faccio io e come mangio: digiuno intermittente, poi un piccolo pasto pre-workout digeribile, frutta, e mi faccio uno shake di proteine, che è questo qui, Whey, che sono molto digeribili e sono buonissime, e letteralmente that's it. Quindi due pesche per la frutta, non vedo l'ora di mangiare queste. E facciamoci pure il nostro shake. Ci serve pure un po' di ghiaccio, e se ci buttate il ghiaccio, queste qua escono, che sono tipo un sorbetto al limone, buonissime. Un po' di acqua, 2 scoops e mezzo. Ci aggiungo anche 7 grammi di L-citrullina per un buon pump. Quindi da qua abbiamo caffeina, frutta per un po' di carboidrati, il nostro shake. Ci sta, mi bevo questo 20-30 minuti e andiamo in palestra. Ah, e già che ci siamo, magari rispondo a una domanda che alcuni di voi potrebbero avere: come mai scelgo di consumare una proteina completa rispetto a magari gli aminoacidi ramificati, quindi BCAA, oppure quelli essenziali, quindi EAA? E in realtà è perché ci sono stati degli studi che dimostrano che c'è una maggiore sintesi proteica con una proteina completa, e quindi prendersi appunto uno shake proprio di proteine
tipo questa è alta digeribilità, è meglio rispetto a magari fare BCAA o EAA. Quindi quello è il motivo principale per cui decido di consumare una proteina completa per massimizzare la sintesi proteica. Ovviamente durante l'estate che fa caldo, se avete una proteina che non riuscite a digerire bene e con gli aminoacidi vi sentite che digerite meglio, ci può stare prendere gli aminoacidi, anche se ci sono altri studi che dimostrano che gli aminoacidi presi in isolamento in realtà potrebbero danneggiare la sintesi proteica. Per quello è, diciamo, un concetto un pochino, diciamo, murky waters, ancora un po' grigio. Io personalmente, per essere sicuro, sai che la sintesi proteica viene massimizzata con una proteina completa, e quindi sempre o whey o casein, e sei sicuro di massimizzare la sintesi proteica, se alcuni di voi si stavano chiedendo il perché. Ok raga, siamo fuori, viva gym, e letteralmente per l'allenamento di oggi potrei avere ogni singola scusa, così, cioè sotto, ogni scusa sotto il sole, in inglesismo, non so se si dice in italiano. Letteralmente siamo usciti, due sere fa ci siamo spaccati insieme a Sammy, siamo andati alla terrazza a ballare fino alle 6 del mattino. Non ho dormito bene ieri, siamo stati un pochino in afterino, notate non a caso gli occhiali. Però l'allenamento è quell'un'ora dove io voglio spingermi al massimo, perché voglio vedere quel miglioramento, e quindi adesso è quando letteralmente spengo tutti i problemini, tutti i pensieri negativi eccetera, li spengo e io voglio solo entrare, focalizzarmi e spaccare. Oggi faccio seduta A, e oggi è bella perché faccio il mio momento preferito per il petto, che è quella macchina bellissima, Flatway Press. Quindi sì, mi alleno in questo modo, un set principale a cedimento, seguito poi da tanti altri mini set a cedimento per ogni esercizio. Vi prometto che vi farò il video informativo in cui vi spiego perfettamente tutto ciò. Niente, andiamo, che è tardi, e ci serve un bel pump. Appizziamo un po' di musica. Allenamento bomba, raga. Good, good allenamento. Sì, sì, sì. Bene. Poi, sinceramente, quando era? Due giorni fa siamo andati al mare, tipo mi sono bruciato tutto. Sì. E oggi sono passati due giorni e sono molto più, cioè lo vedi che sono più abbronzato. Quindi con quelle luci di sotto penso che footage è venuta una bomba. È la prima volta in tipo 8 anni che mi alleno, non ci penso così tanto, mi alleno poco. E tipo senza, come dire, non mi voglio vantare, però sono 8 anni di lavoro. È la prima volta. Sì, è la prima volta, era un like, fuck, I look great. Yeah, yeah, yeah. Veramente, uno si deve fare il culo per trasformare il tuo fisico e fare una buona trasformazione. In qualche mese passare da niente a tanto è fattibile, però è la vera trasformazione proprio radicale, dove vedi un sacco di cambiamenti e che poi diventa anche una trasformazione mentale, non solo fisica. Ci metti anni e anni e anni. Se tu rimani costante, vedi quei piccoli miglioramenti anno dopo anno. Io adesso che sono 8 anni già dentro il mio percorso, sì, c'è stato il Covid, sì, tipo non mi sono sempre allenato perfettamente, ho fatto quei 2-3 anni iniziali dove ho sbagliato tipo tutto. Però cazzo, dopo 8 anni che grindo ogni singolo giorno, vado in palestra a Lussemburgo, no? A volte un sacco di giorni che non ci andava di andare, però ci vai perché? Perché sai che c'è questa cosa che è compounding, no? Che come compound interest, se tu vai e sei costante ogni giorno e fai tipo l'1% in più, tra tipo un bel po' di tempo vedi quei risultati, anche se non li vedi subito. E poi qua sono contento. Abbiamo fatto un pochino tardi, dobbiamo andare in palestra, anzi no, la palestra è finita, però andiamo a fare. Let's go to the beach. Ci mettiamo gli occhialini da afterino, vintagini, con la oversize, sì, cioè secondo me outfit è spacca in sé, o no? Sì, devo aspettare che ti anda in culo per farlo vedere. Sì, sì. No, mi spiace, no, no. Siamo arrivati in spiaggia, abbiamo detto e abbiamo pensato che non ci sarebbe stato nessuno, invece è pieno. Ragazzi, forse è in mezzo, è una cosa assurda. Quindi io e Sam mi stiamo un po' qua fisica a prenderci un po' di sole. Io mi vado pure a sciacquare in acqua perché devo andare a fare pipì. E guarda, abbiamo pure fatto un pochino di spesa, così che non mangiamo subito al ristorante. Siamo presi e portati un'acqua, un bel tè freddo, zero calorie. E poi ci siamo presi letteralmente una cosa da bro, due fese di tacchino a testa, cioè una a testa, due in totale. Sammy si è pure preso il cheddar.
e un po' di pane. Quindi they should hold us over. Sì, un paio d'ore. Un paio di ore prima di andare a mangiare al ristorante argentino più buono di Barcellona. Dai, zia, ce la godiamo, siamo qua. Yeah, bellissimo. Che bello. Cos'è che appena detto Sammy vuole iniziare a fare calisthenics? Io inizio a fare calisthenics perché cioè, sto guardando di là e tutti che fanno calisthenics sono... Sono grossi. Sono giganti, scolpiti, perfetti. Non lo so, ma come per la palestra, stessa cosa. Non sai che si prendono. Però sì, sì, calisthenics è che devi avere un ottimo rapporto peso a massa muscolare. La spiaggia a quest'ora di Barcellona è veramente una bomba. E questo è il motivo per cui io e Sam veramente siamo venuti qua e veniamo qua dal 2014, da quando abbiamo fatto la maturità, cioè immaginatevi. È fighissimo, un sacco di assanti, un sacco di gruppetti, chi si rilassa e dorme, chi invece beve, chi fa festa, chi gioca a volleyball eccetera. E poi c'è anche tutto un parchetto di calisthenics proprio là dietro che è pieno pieno pieno. Sono le 8:30 e tipo, it's poppin'. Cioè se non è questa, se non sembra cazzo Miami o Los Angeles, che cos'è? Cioè ditemi un altro posto in Europa che è così. Sì, siamo arrivati e siamo venuti al piano originario che era l'argentino. Questo si chiama la Malandrina, era una bomba. Dovete sapere cosa ordinare però. Se mai venite qua a Barceloneta, venite dalla Malandrina, argentino. Carne, riso bianco e patate alla crema, buonissimo. E la carne dovete prendere la intragna, se la volete un pochino più grassa ma veramente veramente squisita di gusto, oppure il vasio che è un po' più un taglio magro e ovviamente un po' meno gustoso, però è comunque una bomba. Speravo fossimo noi. Guardate qui tipo il menù che vi fa vedere tutti i pezzi di carne da cui potete scegliere. Questo è la bomba e questo è la bomba. Okay. Sammy, you ready? Mi lasci ordinare a me come al solito? Raga, guardate che cosa è arrivato. Wow, figo, fortissimo. Ragazzi, è un gusto squisito. Ok, ok, raga, scusate ma me la mangio io. Raga, ci è arrivato da mangiare, è una delle cose più belle, squisite. Cioè già mi sta, c'ho l'acquolina in bocca, cazzo. Fagli vedere, fagli vedere. Questo è un pezzone di carne che è cotto veramente perfetto. Riso bianco, semplicissimo, una bomba. E qua sempre c'è la stessa identica carne, ma con le patate alla crema. Che sono patate tipo cotte nel burro, nella loro crema, che sono squisite. Io e Sammy siamo gentiluomini e bravi, quindi ci dividiamo i carboidrati, quindi un po' di riso se lo piglia lui e io mi piglio un po' di patate alla crema. Vai. Non voglio fregatino! Questa è la patata alla crema. Poi facciamo un altro con questo pezzo di carne e vediamo un po' la cottura. È un piatto squisito, raga. Io mangio, me lo godo, lo faccio vedere tutta la volta. Buon appetito. Voglio finire questo video, raga, ringraziandovi di cuore. Io oggi me la sono tagliata veramente filmando questo video. Molto old school, io e Sammy, migliori amici. E niente, spero che vi sia piaciuto vedere questo video tanto quanto mi è piaciuto filmarlo. E se sei arrivato qua, ti ringrazio di cuore, perché i numeri potrebbero non essere alti, però tipo la forza che mi dimostrate sempre, la forza della nostra comunità è tipo, è veramente, non rispecchia i numeri e alla fine voi mi sostenete e mi supportate con tutto quello che faccio e su questo sono veramente grazie di cuore. Che sia chi usa il mio codice Muscola Vita FSG su Foodspring, sapete che io prendo le commissioni da là, o che sia i ragazzi che si fidano e decidono di acquistare una mia guida scientifica oppure lavorare con me col coaching, o anche tutto il supporto che stiamo avendo su Kaizen, su tutti i lanci che abbiamo fatto. È semplicemente grazie a voi che io sto in questa posizione e sto vivendo il sogno e magari non me ne accorgo, soprattutto se sono un cretino e scelgo di vivere a Lussemburgo, allora certo, però qua a Barcellona tipo oggi, ok che è l'estate e quindi c'è un vibe completamente diverso e figo, ma è bellissimo e niente, tipo oggi ho lavorato, cioè ho fatto un video e quello sarebbe ho lavorato, è pazzesco, grazie a voi, e era la posizione che sognavo anni fa da bambino, e tipo siamo usciti dalla terrazza, vi porteremo con noi magari in un prossimo video dove abbiamo appunto parlato con un po' di gente a buffo, c'era questo inglese, si chiama Luke da Manchester, che tipo mi ha chiesto la mia storia, ha iniziato a parlare, gliel'ho raccontata e direttamente mi ha guardato e ha detto stai vivendo il sogno, quindi sì, sto vivendo il sogno che avevo da bambino nella stanzetta universitaria a Bath al primo anno, che mi chiudevo e guardavo ore e ore di fitness youtuber sperando di poter magari provare a diventarne uno così. E ma da tipo 3 anni che è praticamente il mio lavoro full time,
pazzesco, quindi grazie di cuore, non mi voglio stancare, prendere più tempo, grazie di essere arrivato fin qua, sappi che io non sarei niente senza di te, quindi veramente ti apprezzo e yeah, ci vediamo al prossimo video, come sempre, keep improving, muscolini, no, cazzo, flaccido, ci vediamo al prossimo video, ciao raga.